Punto numero due, indirizzi programmatici per gli interventi di sicurezza urbana. A seguito di recenti fatti criminosi che hanno interessato in maniera sempre più pesante il nostro territorio, siamo qui riuniti per discutere proposte di intervento necessarie a mitigare o quantomeno a disincentivare simili situazioni. È necessario individuare soluzioni che possono ridare tranquillità e serenità ai cittadini che nella loro politica ricerca per cose e riassicurazioni. Vorrei sottolineare e ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine presenti qui oggi per il grande sforzo profuso attraverso pattugliamenti sempre più intensi, e sebbene il problema della sicurezza riguarda urbana e materia riguardante l'ordine pubblico e con il contrasto alla criminalità siamo di competenza statale. È nostro dovere di cittadini arrivati attraverso segnalazioni di eventuali situazioni sospette o quantomeno inusuali, degni di indagine e verifica. Bisogna intensificare il coordinamento tra le forze dell'ordine e la polizia municipale per favorire un maggior controllo nel territorio, anche tramite sistemi di videosorveglianza, specie nelle ore serali e nelle zone più isolate. Inoltre è doveroso dire due parole riguardo all'articolo 5 stamattina, quest'anno quotidiano, del vice sindaco Ciacco. Sentir dire che la sicurezza non è proprio un argomento di consiglio mi fa pensare che ne sia sfuggito il reale significato di sicurezza urbana. Ne è la prova un'indagine dell'Associazione Nazionale di Comuni Italiani, fatta nel 2008 su incarico del Dipartimento della Sicurezza Pubblica, dove in un documento di 99 pagine si parla della percezione del senso di insicurezza dei cittadini dei vittime. Gli altri chiedono...